cosa ne pensa del Green Pass obbligatorio? Chi non fa Green Pass deve stare a casa, anche perché questa è una guerra. O la combattiamo tutti assieme o noi non veniamo fuori. L'adozione del Green Pass per entrare in bar e ristoranti, nei centri commerciali, ma anche per fare viaggi su mezzi a lunga percorrenza, potrebbe portare ad un aumento delle prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid, come accaduto in Francia. La sua obbligatorietà resta però dibattuta, ma per molti è la strada giusta per uscire dall'emergenza. Se bisognerà andare al ristorante col Green Pass, lo scaricheremo. Secondo te è una misura giusta? Per convincere la gente a vaccinarsi, forse sì. È una cosa talmente privata fare il vaccino che obbligare qualcuno a farlo è quasi difficile, ecco. Sperare di non andare nuovamente in una terza ondata, si spera che il vaccino faccia il suo dovere. Sì, ci vuole, altrimenti queste scuole restano chiuse. Sembrerebbe che stiano pensando ad altre ondate. Lavoro in una scuola, quindi mi sembrava importante essere vaccinati prima di ricominciare a settembre. Poi ho due bambine piccole, quindi meglio essere coperti. Proprio riguardo alla scuola si sta parlando in queste ore di rendere obbligatorio il vaccino per il corpo docente. Cosa ne pensa? Penso che sia una cosa assolutamente fondamentale sia per garantire al personale di essere protetto sia per garantire la sicurezza delle famiglie. Forse così un po' troppo drastico, l'obbligo. Penso sia più giusto dire non puoi fare determinate cose se non ti vaccini, che cose ovviamente legate al quello che facciamo tutti i giorni. La scuola è un diritto ed è giusto che tutti possano farla, che uno sia vaccinato o meno.